arrestati per poi ammazzarli su segnalazione della Lida, intervento di polizia municipale ASL, denunciata coppia di Intra. Accordo tra multinazionale farmaceutica e comune di Vanzone dal 2017 nelle farmacie docce nasali a base di acqua Vanzonis. È nato Bookingable, il primo portale italiano di prenotazione per vacanzieri con disabilità, il nostro distretto turistico pioniere in materia. Stadio Pedroli, la Virtus ne reclama la gestione e minaccia di non fare la D, marchionini si possono giocare fino a 70 partite. Stresa Festival si parte con i Midsummer Jazz Concerts, 6 appuntamenti dal 19 luglio, si comincia al Teatro Maggiore. Nella prima edizione della Battlemat Ultra Trail trionfano Giulio Ornati e Simona Morbelli, un successo per l'organizzazione. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. Denunciata una coppia di Intra, adottava gatti per poi ammazzarli. Nei giorni scorsi l'intervento nell'appartamento degli orrori di Polizia Municipale Verbanese e ASL su segnalazione della Lida di Verbania. Adottavano gatti per poi ucciderli, denunciata dagli agenti di polizia municipale una coppia di Intra. Sono due i casi di animali uccisi con violenza, più un terzo ferito, e si sospetta anche per un cucciolo scomparso di circa 2 mesi. Tutto è partito dalla denuncia della Lida di Verbania fino al sopralluogo effettuato venerdì mattina da municipale e veterinari dell'ASL nell'appartamento degli orrori. L'uomo RG, classe 1982, che vive con la moglie OB, classe 1966, in centro a Intra, aveva preso in affido 2 gatti. Nel giro di 3 mesi dall'adozione l'uomo aveva comunicato in 2 distinti momenti con dei messaggi ai volontari dell'associazione che i gatti erano morti. Poi, alla richiesta di maggiori chiarimenti sulle circostanze delle morti, aveva ritrattato spiegando che si era trattato di un falso allarme. I volontari erano quindi andati a casa sua chiedendo di vedere i gatti. I corpi erano straziati con traumi che facevano pensare a pestaggi violenti, forse con un bastone. Qualche giorno successivo l'uomo si è presentato in una clinica veterinaria con un terzo gatto, questa volta ferito, con traumi evidenti. A questo punto i vigili sono intervenuti. Marito e moglie sono stati denunciati per l'uccisione di 2 gatti, le lesioni, anche in questo caso evidentemente traumatiche, del terzo e la scomparsa del quarto. La coppia non ha saputo spiegare per quali motivi prendesse in affidamento gatti in cerca di casa per poi ucciderli senza pietà. È caduta da un muretto ed ha perso conoscenza. Incidente stamattina all'Alpedevero per il commissario della Fondazione Cariplo, Francesca Zanetta, figlia dell'ex senatore Walter Zanetta. È stato chiamato l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Novara in codice giallo, quindi con traumi di media gravità. Partirà a inizio 2017 la commercializzazione dell'acqua Vanzonis nelle farmacie grazie all'accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale e una multinazionale farmaceutica, il primo importante risultato di un lungo percorso intrapreso diversi anni fa, e a breve una mostra dedicata all'acqua Vanzonis. Accordo tra il comune di Vanzone con San Carlo e una multinazionale farmaceutica svizzera. L'acqua Vanzonis tornerà nelle farmacie dal 2017. Sarà utilizzata per la preparazione di moderni dispositivi per docce nasali. L'azienda conta di produrne fino a 425.000 pezzi entro il terzo anno di attività, prelevando circa 42.500 litri d'acqua. Stiamo parlando dell'acqua termale arsenico mangano ferruginosa che sgorga a 1.400 metri dalla miniera dei Cani. Nelle belle immagini YouTube di Damiano Beroffer vediamo la cascata del Crotto Rosso. L'azienda pagherà l'acqua a 1 euro al litro e salirà in Valle Anzasca a prelevarla con proprie botti. 7.500 litri il prelievo per il primo anno, 15.000 nel secondo, 20.000 litri il terzo anno. Su ogni confezione venduta poi, royalty del comune di 25 centesimi. Un introito dunque importante per l'amministrazione comunale di circa 70.000 euro annuali. Ci sarà poi una certificazione precisa alla fine di ogni anno. Come detto, le confezioni saranno distribuite nelle farmacie a partire dal 2017 con il marchio Acqua Vanzonis. Tale iniziativa, oltre a iniziare la valorizzazione dell'acqua dal punto di vista economico, ha il preciso scopo di focalizzare su di essa sempre maggiore interesse e attenzione. Sarà un grande veicolo di pubblicità, spiega il primo cittadino di Vanzone, Claudio Sonzogni. Stiamo lavorando anche sulla possibile produzione di creme in attesa di trovare qualcuno che decida di usare le nostre acque termali in loco. È il premio a chi
chi non si arrende mai, qualche risultato finalmente comincia ad arrivare, conclude il sindaco da tanti anni ormai impegnato nella valorizzazione dell'acqua della miniera dei Cani. Intanto alla lunga storia dell'acqua Vanzonis sarà dedicata una mostra alla Torre di Battigio, che verrà inaugurata il 23 luglio alle 17 e resterà allestita fino al 30 settembre. Il titolo Acqua Vanzonis, ieri, oggi, domani. All'inaugurazione sarà presente anche il Politecnico di Milano con i suoi studenti che hanno dedicato a delle tesi a questa realtà. È nato Booking Able, il primo portale italiano di prenotazione per turisti con disabilità, ma il distretto turistico dei Laghi e delle Valli è pioniere in materia. Alberghi, passeggiate e servizi accessibili, il turismo deve essere per tutti. Con questo spirito è nato Booking Able, il primo portale italiano di prenotazione per turisti con disabilità, presentato giovedì a Torino. Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRT, attualmente raccoglie prevalentemente strutture piemontesi, ma è destinato a crescere ed ampliarsi a tutto il territorio nazionale, con un potenziale bacino di 290 milioni di utenti e un indotto stimato di 185 miliardi di euro. Oltre alle persone con disabilità, infatti, il portale si rivolge anche a familiari e amici che li accompagnano in vacanza. Chi prenota attraverso Booking Able, spiega Fabrizio Marta dell'associazione Rotellando, referente del progetto per il distretto turistico dei Laghi, può scegliere le strutture che hanno le caratteristiche per ospitare persone diversamente abili. Al momento sono tre quelle che hanno aderito nel territorio del distretto, ma sono sicuramente destinate a crescere. La garanzia di accessibilità è assicurata dalle verifiche sul campo di Mystery Client con disabilità. Il portale offre inoltre formazione e assistenza alle strutture ricettive e ai gestori di servizi turistici e accompagna il turista dalla prenotazione al soggiorno, anche con call center e chat per assistenza continua. Prosegue Marta. In futuro, inoltre, la nostra intenzione è di raccogliere non solo strutture ricettive, ma anche percorsi turistici e servizi che siano accessibili per tutti. Su questa linea il distretto dei Laghi è impegnato già da anni. Possiamo dire di essere stati dei pionieri, dice il presidente Antonio Longodorni. Circa 6 anni fa abbiamo pubblicato il primo ebook con passeggiate, escursioni e itinerari per tutti, non rivolto solo a persone diversamente abili, ma anche pensati per famiglie con bambini e anziani. Il turismo deve essere per tutti. I percorsi erano stati provati e verificati anche grazie a guide naturalistiche e ai soci di GSH Sempione che si erano proposti di testare i sentieri in carrozzina. Inoltre, prosegue Longodorni, l'anno scorso abbiamo realizzato delle videoguide sul turismo accessibile. Due lutti stamani in Ossola, si è spento a Domodossola Gianfranco Ambiel, 73 anni, formazzino DOC, fratello maggiore di Mario e Renato Ambiel, abitava in via Sant'Antonio ed era stato per anni dipendente dell'Enel, quindi segretario provinciale dei pensionati Enel. I funerali lunedì nella chiesa della Cappuccina Domodossola alle 16, lascia la moglie Franca, i figli Flaviano, Diego, Simone e Barbara. E a Villa d'Ossola si è spento Concetto Lizio, per decenni responsabile dell'ufficio tecnico comunale. I funerali si terranno lunedì. Era nato nel 1933 a Roma, ma si era laureato al Politecnico di Torino prima di diventare dipendente di alcune imprese edili. Lizio lascia alcune sue opere letterarie, scritti poetici, ma anche ricerche storiche. Tra le più note, Industrie e case operaie nel territorio di Villa d'Ossola, che contiene uno studio sul villaggio Sisma, disegno urbanistico che ha fatto storia. Torniamo ad occuparci dello stadio Pedroli di Verbania. L'ex Virtus ne reclama la gestione e minaccia di non fare l'AD. Il comune vuole gestire lo stadio anche per evitare i pasticci degli ultimi anni. Al Pedroli si possono giocare fino a 70 partite. La risposta del sindaco Marchionini. Il nocciolo della questione, l'oggetto del contendere, l'ago della bilancia del calcio verbanese in questo momento è lo stadio Pedroli. La Virtus ne reclama la gestione o quantomeno pretenderebbe di avere una sorta di quasi esclusiva sull'utilizzo dell'impianto. Impossibile, ha tuonato Luigi Pedretti, anche solo immaginare che alla Pedroli possano girare 4 squadre e 3 società. Il comune ha il dovere di tenere conto della categoria. Giocare più di 50 partite su quel campo è impossibile, o meglio, si può anche, ma lo ridurresti ad un campo di patate. Se il sindaco non prende una decisione chiara, rendendosi conto che 2 società per le partite casalinghe sono già troppe, se non torna sui suoi passi facendo fede a quanto si era detto a maggio, io mi faccio da parte, ha concluso Pedretti. Eventualità alquanto probabile, perché da parte sua il primo cittadino non sembra smuoversi. Lo ha ribadito anche in un incontro cui hanno preso parte i
rappresentanti dell'ex Virtus e della Synergy. Il comune vuole gestire lo stadio anche per evitare i pasticci degli ultimi anni. La considero una forma di tutela per le società, non un guanto di sfida. Ci è stato assicurato che sul campo del Pedroli si possono giocare fino a 70 partite, quindi non vedo tutti questi problemi, le parole della Marchionini. E cosa ne pensano le altre realtà coinvolte? Noi, sottolinea Piero Polli, presidente della Synergy, ci atteniamo a quello che deciderà il comune. Abbiamo fiducia che si possa trovare una soluzione quanto più possibile condivisa. Certo, non sarebbe facile a livello organizzativo far coesistere quattro squadre ed anche il manto erboso potrebbe subirne conseguenze, ma noi attendiamo le decisioni del sindaco senza volere assolutamente fare polemiche. Chiarissima anche Morena Vincenzi, presidentessa e patron dell'Interfarmaci. Il Pedroli è la nostra casa e non ci muoveremo per nulla al mondo. Noi vogliamo giocare a Verbania e non vogliamo imposizioni da nessuno, le sue dichiarazioni. Treni troppo rumorosi, il sindaco di Pallanzeno Giampaolo Blardone scrive a Regione RFI per chiedere di diminuire la velocità e la frequenza dei convogli di notte e la posa di barriere fonoassorbenti in prossimità dell'abitato. Treni troppo rumorosi sulla linea Domodossola Novara e il sindaco scrive a RFI e alla Regione. Succede a Pallanzeno, dove il sindaco Giampaolo Blardone ha scritto per denunciare l'eccessiva rumorosità dei treni sulla linea Domodossola Novara. È una situazione di grave disagio quella che il comune di Pallanzeno deve subire, specie negli orari notturni, spiega Blardone, che si lamenta perché il frastuono dei treni in transito, sono in gran parte UPAC, è percepibile a notevole distanza. Dice Blardone, questo è dovuto all'alta velocità e all'aumento dei convogli, senza contare le vibrazioni che si propagano alle abitazioni. La rumorosità ha superato ogni soglia di normale tolleranza. Con la sua lettera Blardone chiede il ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla popolazione al fine di salvaguardare la salute pubblica. Secondo il sindaco basterebbe ridurre la velocità dei convogli, limitare il transito di notte e razionalizzare i movimenti, ma anche posare barriere fonoassorbenti lungo la linea nel tratto vicino all'abitato. Dopo gli anticipi in casa del centrodestra nei giorni scorsi prosegue l'avvio di campagna elettorale Omegna, conferenza stampa di Noi ci siamo per Omegna, lista civica già in amministrazione che parla di progetti e degli 8 punti che saranno elemento di dibattito e confronto. In realtà questo non è un percorso che inizia oggi, ma è la prosecuzione del percorso che è iniziato nel 2011 di un gruppo civico che è diventato anche politico e che vuole avere una sua identità all'interno sicuramente di un rapporto col Partito Democratico, ma con una forte autonomia e soprattutto con una forte volontà di fare progetti, perché senza progetti oggi non si va da nessuna parte. Voi avete preparato quasi un decalogo, sono per il momento 8 punti che proponete come motivo di dibattito, come elemento di dibattito alla città e di confronto. In che modo lo farete adesso? Ma diciamo che noi abbiamo fatto una sorta di siamo arrivati fino a qui, abbiamo sintetizzato la nostra esperienza di 5 anni anche di iniziative di ascolto strutturate e originali come Orecchio Acerbo in 8 temi a cui abbiamo dato simbolicamente 8 diversi colori e 8 referenti. Noi speriamo, andandoli a coinvolgere a uno prima che di proporre iniziative di carattere collettivo, che ci siano persone che interessate a quel tema si vogliano mettere in gioco, non per forza persone che a livello nazionale magari si riferiscono all'area in cui noi siamo inquadrati, siamo aperti ai cittadini che magari a livello nazionale hanno anche idee diverse dalla nostra. I temi abbiamo visto che sono tanti, insomma, e in modo particolare quali sono quelli ai quali tenete maggiormente? Beh, diciamo, parlando con me, io, il tema riferito al mio colore che è l'arancione e riferito a me è quello della valorizzazione della cultura della creatività non solo nella città di Omegna ma anche nei territori circostanti. Poi sicuramente il tema vero e proprio dell'ascolto come obbligo delle istituzioni, non come azione fatta dai partiti, è un altro tema importante. E anche il tema della partecipazione dei cittadini con strumenti come il cittadino delegato. C'è tanto lavoro da fare, se non riusciamo a coinvolgere la gente nei lavori da fare per la città non farà molta strada. Alla fine farete una vostra lista o entrerete nel PD? Il progetto prevede che, come l'altra volta, ci sarà una lista civica, Noi ci siamo per Omegna 2017. Lavoro in corso in centro ad Arona, ce ne parla Franco Filippetto. Sono già avviati da qualche giorno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Martiri della Libertà d'Arona, entrambi i lati, sia quello verso il lago che quello verso la collina. Via Martiri è la strada principale
a monte, diciamo, del centro storico, quello che unisce via Berrini con via Roma. 160.000 euro è l'importo, diciamo, complessivo di quello che sono il rifacimento e dei marciapiedi e anche dei sottoservizi. Rifacimento completo delle acque bianche anche per quanto riguarda via Montegrappa, dove ci troviamo in questo momento, la strada che unisce via della Liberazione con il piazzale della stazione di Arona. L'importo è di 318.000 euro, compresi i rifacimenti di entrambi i marciapiedi, che sono non quanto dissestati, ma le radici degli alberi hanno lavorato e hanno rialzato il piano calpestabile. La data di inizio dei lavori il 4 luglio, il termine previsto il 12 di ottobre, come detto l'importo di 318.000 euro. Voltiamo pagina, parliamo dello Stresa Festival, iniziato il conto alla rovescia per i Midsummer Jazz Concerts, 6 gli appuntamenti dal 19 al 24 di luglio. Sarà anche quest'anno il grande jazz ad aprire la stagione dei concerti con la quinta edizione dei Midsummer Jazz Concerts nell'ambito della 55esima edizione dello Stresa Festival. Dal 19 al 24 luglio sono 6 i concerti in programma. Si comincia il 19 al Teatro Maggiore a Verbania con Amore che vieni, amore che vai, omaggio a Fabrizio De André di Cristina Donà, voce, Rita Marco Tulli al pianoforte, Enzo Pietro Paoli al contrabbasso, Fabrizio Bosso alla tromba, Javier Girotto al sax, Saverio Lanza alla chitarra elettrica e Cristiano Calcagnile a batteria e percussioni. Mercoledì 20, sempre al Maggiore, tocca al duo di Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso, un progetto che attraverso l'interpretazione delle canzoni più amate dagli artisti sta ottenendo successo in tutto il mondo. Giovedì 21 si torna a Stresa sul Lungolago di fronte a Villa La Palazzola per il pianista Kenny Barron, accompagnato dal contrabbassista Kyoshi Kitagawa e dal batterista Jonathan Blake. Il giorno successivo, sempre sul Lungolago di Stresa, tocca al trio formato da Jack DeJohnette, batterista, Ravi Coltrane al sax e Matt Garrison al basso. Il 23 luglio, nella stessa location, si esibirà il trio guidato dall'ottantenne pianista Carla Bley con il bassista elettrico Stevie Swallow e al sassofonista Andy Shepard. Proporranno pezzi composti da Bley. Si chiude domenica 24, sempre di fronte a Villa La Palazzola, con un doppio concerto, prima la Roberta Gambarini Band e a seguire Roy Hargrove Quintet. I concerti iniziano alle 21, i biglietti costano 30 euro, per i giovani fino a 26 anni ingressi a 5 euro, per gruppi di almeno 4 e a 10 euro. Festa West organizzata dal Centro Tatanka Ska Raining Horses ASD presso la Valle del Maglio a Brovello Carpugnino per tutta la giornata di domani, domenica. Musica dal vivo, grigliata, animazione, ma soprattutto tanta equitazione, gli ingredienti della manifestazione. Ed ora gli auguri a nonna Maria Bacchini di Armeno, che oggi ha compiuto 101 anni. La signora è ospite della casa di riposo Villa Serena di Orta San Giulio. Siamo alla pagina sportiva, pieno successo per la prima edizione della Bettelmatt Ultra Trail che si è corsa questa mattina con partenza alle 3 da Ponte di Formazza, 83 km tra laghi alpini e vette innevate, hanno vinto Giulio Ornati e Simona Morbelli. Domani si corrono la 35 km, arrivata alla decima edizione, la 22 km e il Giro del Lago. Dopo 85 km, dopo un dislivello positivo di 5.080 metri, dopo un dislivello negativo di 4.610 metri, Giulio Ornati, il cusiano Giulio Ornati, è il vincitore della prima edizione della Bettelmatt Ultra Trail. Per lui una gara senza storia, da subito, solo sin dalla partenza delle 3 di notte, quindi una gara che è iniziata davvero in ore molto mattutine. Al secondo posto Andrea Macchi, molto staccato, terzo posto per Daniele Fornoni, che ha rimontato su Luca Valenti, David Giannelli, poi Piano e Cerlini. La prima delle donne, Simona Morbelli, che è arrivata nella top 10, nelle prime 10, quindi una gara importante anche per lei. Grande organizzazione da parte di Formazza Event, che ha voluto festeggiare 10 anni della Bettelmatt Sky Race con questa Ultra Trail, gara che davvero sembra avere un grande futuro. È stata un momento molto emozionante, sì, soprattutto quando sono arrivati i primi arrivati, maschile e femminile, veramente il cuore ci batteva a mille. È un po' tutta la consacrazione di un momento, di un anno passato a organizzare questo evento speciale,
trovare una giornata così, trovare un pubblico così caloroso e un prologo così importante per la giornata anche di domani, sicuramente ci riempie di gioia. Domani la Bettelmalt Sky Race vera e propria di 35 km, poi la 22 km e il giro del lago di 8 km, non competitivo ma benefico. Sì, allora quest'anno abbiamo cercato di dare un po' più importanza al giro del lago, perché tutto sommato è vero, è una passeggiata, è una camminata per le famiglie, però abbiamo notato negli ultimi anni che c'è sempre più concorrenti che comunque vengono a farla anche per con l'obiettivo di vincerla. Le altre due gare sono due gare storiche, la 22 km e la 35 km, sono due competizioni che hanno fatto la storia della Bettelmalt Sky Race. Il programma è 8 alle 8 partenza della 22 km e alle 8:15 partenza della 35 km. Le condizioni del percorso a detta dei partecipanti di oggi sono perfette, quindi faccio un invito a tutti gli appassionati della corsa in montagna a venire a trovarci domani qui a Riale. Ed ora sempre al microfono di Gianluca Trentini sentiamo la voce dei vincitori della Bettelmalt Ultra Trail. Allora, Simona Morbelli, prima della classifica femminile c'è stato qualche problema, però sei arrivata in maniera trionfale. Sì, allora, sì, c'è stato qualche problema perché ho cominciato ad avere male al ginocchio al 28esimo. E poi probabilmente per il ginocchio, quindi questo piegamento un po' strano, al 40esimo ho preso una bruttissima storta e devo dire che se ci fosse stata subito dopo la discesa non avrei potuto continuare. Invece grazie al cielo c'era la salita e quindi sono riuscita a arrangiarmi con la disinfiammazione parziale. Non è stato facile continuarla perché comunque... Però l'abbiamo fatta, l'abbiamo finita, sono stata bene e il posto è meraviglioso. Hai detto che la rifarai, ti sono piaciuti i laghetti? Sì, io devo dire che non ho mai visto in vita mia così tanti laghetti, dighe. È stata una scoperta. Tra l'altro mi hanno detto che qui si fa tantissimo sci alpinismo e quindi verrò a trovare un po' più di volte il mio compagno Giulio e faremo sci alpinismo insieme. Sei contento? Eccolo qua Giulio Ornati, andiamo direttamente. Vabbè, ma non c'è stata gara Giulio, cioè li hai staccati tutti da stanotte. Sì, più o meno. La gara c'è stata, io sono andato via a regolare, gli altri non mi hanno tenuto, bene così. No, a parte gli scherzi mi sono proprio divertito. E poi come dice Simona, qua è un parco giochi per uno a chi piace correre, è il massimo. Senti, è stata la prima Bettelmalt Ultra Trail, come ti è sembrato il tracciato, se lo promuovi, tu che sei un atleta che comunque ha ottenuto risultati importanti anche a questi livelli? Certo, l'ho promosso prima, l'ho spinto e insieme anche ai ragazzi della Bettelmalt glielo ho proprio approvato quando mi chiedevano qualcosa, gli ho sempre dato la mia approvazione perché è un giro veramente stupendo, è un trail che non ha da invidiare veramente niente a gare internazionali di alto livello, ma veramente niente, perché è tecnico, ha bellezze paesaggistiche, di tutto e di più, poi è una grande organizzazione comunque, perché si sbattono veramente tanto i ragazzi, quindi è una gran gara, può diventare anche una gara di livello internazionale. E vi abbiamo proposto in diretta buona parte della gara tra Formazza e Alpedevero con l'arrivo dei primi atleti. Vi riproporremo la Butt con i suoi straordinari paesaggi domani, domenica, in prima serata alle 20:30. E siamo al Beach Volley con l'ultima tappa dell'Avis Under Beach a Baveno. Terminata l'edizione dell'Avis Under Beach con la tappa conclusiva di sabato all'Adventure Park di Baveno, che ha segnato, oltre ai successi parziali, anche i titoli di MVP di stagione. Tra i maschi, ennesima vittoria di Simone Frattini e Filippo Dian, che in finale hanno battuto Danilo Marmo e Matteo Turci. Terza piazza per Francesco Castanò con Affini. Il doppio titolo MVP è andato a Filippo Dian, primo per punti negli under, mentre per quanto riguarda la classifica degli over, ovvero quelli fuori età, che potevano giocare in formazione con un under,
non poteva che vincere proprio lo schiacciatore di Altea Alziora, Simone Frattini. Senza sorprese il torneo femminile con la netta vittoria di Sonia Cottini e Marta Ossola, al terzo successo in coppia. Nella finale le due giocatrici di Vega Occhiali Rosalziora hanno battuto Annalisa Cottini e Lucrezia Toscani, terza posizione nella tappa, per una coppia estemporanea che è esordito in stagione proprio all'ultimo atto, composta da Martina Valente e Beatrice Giovanna. Tra le ragazze MVP Under non poteva che essere Marta Ossola. L'opposta di Suna ha infatti vinto tutte le tappe, eccetto il torneo misto, seppur con una compagna diversa, ed è stata decisamente la numero uno dell'annata. Così come Sonia Cottini per le over, che è risultata di gran lunga la migliore delle fuorietà, con tre successi nella stagione. Un'annata positiva, qualche temporale a parte, per il torneo organizzato dal trio Franzini-Iannotta Salina, che ha tutte le carte in regola per continuare ad essere un momento bello della pallavolo estiva sulla sabbia. Siamo ai saluti, www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con i nostri programmi e buona domenica.